Ciao a tutti, in questa playlist andiamo a vedere tutto quello che c'è da sapere sui logaritmi. Vedremo anche la formula del cambiamento di base, le equazioni e le disequazioni logaritmiche. Ma prima di tutto abbiamo bisogno di partire dalle basi. È importante ripassare le proprietà dei logaritmi. Dovete sapere che se ho due o più logaritmi nella stessa base, separati da un più, posso scriverli in un'unica base andando a considerare come argomento il prodotto. Allo stesso modo, se ho uno o più logaritmi sempre nella stessa base, quindi in questo caso la base A, separati da un segno meno, allora questi posso scriverli come un unico logaritmo nella base A di B fratto C. Ultima proprietà, se ho un logaritmo di b alla qualcosa, questo esponente lo posso portare davanti al logaritmo. In generale, per poter risolvere bene i logaritmi, dovete sapere che sono strettamente collegati con gli esponenziali. Infatti, per definizione, il logaritmo in base a di qualcosa è un numero e questo numero ha questa caratteristica: è l'esponente da dare alla base a per ottenere b. Ma andiamo come sempre a vedere un esercizio pratico. In base a quello che abbiamo detto, quanto fa il logaritmo in base 5 di 125? L'obiettivo è scrivere sempre il numero che ho qui come una potenza della base, quindi nel nostro caso una potenza di 5. 125 è dato da 5 alla terza, ovvero 5 per 5 per 5, e quindi riscrivo il logaritmo così. Ora, in base a questa definizione, il numero x che sto cercando è l'esponente che devo dare alla base e quindi è proprio 3. Facciamo un altro esercizio sempre per prendere dimestichezza con i logaritmi. Abbiamo detto che il trucco è fare in modo di scrivere questa quantità tutta come potenza della base, quindi come potenza di 2. 4 è dato da 2 alla seconda e questa radice la posso scrivere come una potenza con esponente fratto. Se non vi ricordate bene questa proprietà, tranquilli, ho preparato una playlist sugli esponenziali dove potete ripassare tutte le proprietà degli esponenziali. In pratica dobbiamo elevare 2 alla 1 terzo, perché per le proprietà delle potenze l'esponente è dato da 1, che è quello che ho sotto la radice, e al denominatore 3, che è proprio il nostro indice di radice. Ora andiamo avanti. Sempre per la proprietà delle potenze, quando ho la stessa base e ho un per in mezzo, devo sommare gli esponenti. 2 più 1 terzo fa 7 terzi. Ora posso applicare questa definizione, quindi questo logaritmo fa 7 terzi. Ora andiamo a vedere un esercizio per poter mettere in pratica le proprietà dei logaritmi. Abbiamo il logaritmo in una base non scritta, quindi è sottintesa, è 10, di questa quantità. Per la proprietà numero 2 possiamo spezzare un logaritmo di questo tipo andando a scriverlo come la differenza tra due logaritmi. Nel nostro caso viene logaritmo di 3 meno il logaritmo del denominatore. Possiamo continuare perché qui ho un prodotto, quindi posso applicare la proprietà numero 1, ovvero il prodotto lo posso spezzare nella somma di due logaritmi, quindi logaritmo di 3 lo ricopio e questo è dato da log 5 più log a, ma con il meno davanti è diventato meno log 5 meno log a. Andiamo a fare un esercizio un pochino più difficile. Questo logaritmo, siccome c'è un diviso, lo posso scrivere come due logaritmi separati da un segno meno. Il logaritmo in base 5 di 5 alla 1 abbiamo detto che coincide proprio con l'esponente, quindi questo fa 1. Mentre questo logaritmo, essendoci qui un per, lo posso scrivere come una somma di due logaritmi. Ovviamente, come sempre, vale la regola dei segni, quindi dal momento che qua c'era un meno, la somma è diventata meno sia qui che qua. A questo punto i primi due li ricopio. E questo, sempre applicando la proprietà delle potenze, lo posso scrivere come 91 alla 1 quarto, per cui la radice è sparita e si è trasformata in un esponente fratto, dove 1 è l'esponente che avevo sotto radice e 4 coincide con l'indice di radice al denominatore. Ora, per la proprietà numero 3, sappiamo che se ho b alla n posso portare questo esponente davanti al logaritmo, quindi il nostro 1 quarto va davanti e diventa così. Ora andiamo a vedere due esercizi applicando la proprietà dei logaritmi ma al contrario, per cui ho più logaritmi e voglio scriverli in un unico logaritmo. Partiamo da questo.
questo 4, applicando la proprietà del logaritmo, lo porto dentro come esponente. Questo lo ricopio e questo coefficiente uguale lo porto come esponente. Ora posso scrivere questi tre logaritmi sotto forma di un unico logaritmo, per cui il logaritmo in base 5 lo ricopio. Tra questi due logaritmi c'è un più, quindi devo moltiplicare gli argomenti e viene 17a alla quarta. Qui invece c'è un meno e quindi questo qui sarà il nostro denominatore perché devo dividere. Dopodiché, se vogliamo, possiamo riscrivere b alla 3 settimi sotto forma di radice, quindi applicando la proprietà delle potenze. Quindi sopra l'ho ricopiato e sotto ho scritto la radice di b alla terza, perché 3, il nostro numeratore, va messo sotto la radice e il denominatore di questo esponente, 7, va messo all'indice di radice. Come sempre vediamo un esercizio un pochino più difficile. Anche qui vogliamo scrivere questa somma algebrica di logaritmi in un unico logaritmo. La primissima cosa da fare è togliere i coefficienti che abbiamo davanti, quindi usare la proprietà dei logaritmi e portarli dentro elevandoli come esponente. Quindi questo 3 diventa b alla terza. Questo 2 portato qua diventa b alla quarta, perché devo moltiplicare l'esponente che già c'è, 2, per il nuovo esponente che vado a mettere. 2 per 2, 4. Questo è già a posto, quindi lo ricopio. E anche qui questo 2 lo vado a portare dentro e lo elevo. Ora che non abbiamo più i coefficienti davanti che ci danno fastidio, andiamo a scrivere un unico logaritmo. Questi due logaritmi sono uniti da un più, quindi devo moltiplicare gli argomenti. B alla terza per b alla terza. Questi altri due logaritmi hanno un meno davanti e quindi per la proprietà che abbiamo ripassato prima devono stare al denominatore perché devo effettuare una divisione. Ora posso semplificare. B alla terza va via tutto e qua me ne rimangono 1 perché devo fare 4 meno 3. Di nuovo questi e questi li posso semplificare, al denominatore mi va tutto via, mentre al numeratore me ne rimangono 2 perché 3 meno 1, 2. Quindi il risultato è il seguente. Ecco qua, da brava coach di matematica ti ho preparato gli esercizi per allenarti e mettere da subito in pratica quello che hai visto in questi video. Mi raccomando, allenati con costanza e continuità. Vedrai che questo farà la differenza e ti permetterà di raggiungere risultati sorprendenti in matematica. Spero che questa palestra di esercizi, come piace chiamarla a me, ti sia stata utile per migliorare e allenarti. Continua così e vedrai che alla fine la matematica ti piacerà. Basta prenderla nel giusto verso e io ti aiuterò a farlo. Io sono Maria Tomassini e se sei nuovo su questo canale devi sapere che ho un motto ed è questo: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Seguimi e ti farò diventare imbattibile.